Siamo con Alessandro Marcandalli, difensore centrale della Berretto Nerminio. Oggi importantissimo pareggio contro il Lecco, uno scontro diretto per i play-off del girone. Siete soddisfatti di questa prestazione maturata soprattutto negli ultimi minuti della partita? Sì, siamo molto contenti per il punto guadagnato, che alla fine eravamo sotto di 2 gol, siamo riusciti a recuperare la partita alla fine. È stato importante ottenere questo punto in chiave play-off. Ecco, ci avete creduto fino alla fine, vero? Questo 3-3 magari di vincerla. Sì, potevamo anche vincerla perché abbiamo sprecato alcune occasioni importanti, ma alla fine siamo riusciti a ottenere un pareggio che ci va abbastanza bene. Ecco, si può dire che c'è stata anche un po' di sfortuna nel primo tempo, con le occasioni sfumate, così? Sì, perché nel primo tempo non meritavamo di star sotto i 2 gol, anche per la buona prestazione che abbiamo fatto. E quindi siamo riusciti nel secondo tempo a ribaltare la partita. Vuoi dedicare qualcuno al gol che hai fatto? No. La prossima partita contro il Gozzano, un'altra partita casalinga, l'obiettivo è ripetersi, vero? Sì, l'importante è vincere anche la prossima partita in chiave playoff, perché questo è il nostro obiettivo. Grazie.